Ascolta, Noide, non vorrei farmi credere che tu sia così stupido da non sapere se sei vero padre. Quello che io so è che sono stato a letto con quella ragazza, ma non è detto che debba necessariamente accadere quello, no? Ascolta, ragazzo mio, è di te che si parlava adesso. Non voglio credere che tu voglia piantare in asso quella ragazza con il bambino. Certo, non ti si può forzare a sposarla, ma al bambino bisogna pur provvedere e tu vorrai non farlo, no? Sì, ma dovrà occuparsene anche Ludwig. Non c'è niente da fare, la storia finirà in tribunale, io lo so. E adesso vattene, marcia! Noid, ancora una parola, scusa, ma non ti sembra vergognoso lasciare sola una ragazza con un bambino? Sì, capisco, ma dovrei essere sicuro che sia almeno io il padre del bambino. E questo non si può mai sapere. E lei vorrà ammettere, signor pastore, che non è una cosa molto divertente passare la propria vita ad allevare il figlio di qualcun altro. E questo lo capisce bene, lei, signor pastore. E anche lei, signor capitano. E allora vattene, marci! Che Dio la protegga, signor capitano! E non tornartene a ronzare in cucina, mascalzone! È così che hai inveito contro di lui, eh? E non l'ho fatto, glielo devo, no? Ma va, sei stato lì a borbottare con te stesso. Ma, se devo dirtelo francamente, non sapevo proprio qualcosa dirmi. Certo, mi fa molta pena quella ragazza. Ma anche noi, te pensa. E se non fosse lui, vero padre? La ragazza potrà trovare un posto presso una famiglia, ma il giovanotto, se venisse congedato dal reggimento, resterebbe con tutto il suo avvenire pregiudicato. Mm. Comunque io vorrei essere al posto del giudice che dovrà emanare la sentenza. Non è così innocente come vuol far credere quel giovanotto. Certo, la sua colpa non può essere provata, mentre quella della ragazza, ammesso che poi si possa parlare di colpa. Sì, non condanno nessuno io. Ma di cosa stavamo discorrendo prima? Ah sì, si parlava di Berta, vero? Della sua educazione, sì. Questa casa è piena di donne, tutte vogliono occuparsi dell'educazione di mia figlia. Mia suocera, Laura, la balia, Margaret, le serve, ed io, su cui incomberebbe il dovere di educarla, non ho voce in capitolo. Sì, certo. Hai troppe donne che comandano in casa tua. È come stare in una gabbia di tigri. Te la ridi, bricone, eh? Non t'è bastato d'avermi ammollato tua sorella? Eppure la vecchia matrigna mi hai appioppato. Ognuno ha da portare la propria croce nella vita. Ma la mia è più pesante delle altre, però. A me è capitata anche la vecchia balia, che mi tratta ancora come se dovessi poppare. Per carità, è una brava donna, eh. Ma in questa casa non è proprio al suo posto. Ma bisognerebbe che tu le tenessi un po' più al guinzaglio, tutte codeste donne. Invece lasci che esse comandino un po' troppo. E mi sai dire come si fa a tenere al guinzaglio delle donne? Sì, capisco. Laura, vedi, è mia sorella. Mi è sempre stata ad un caratterino un po' difficile, ecco. Vedi, con Laura la vita non è pericolosa. Su, avanti, sputa fuori il rospo. La conosco bene, mia sorella, no? È stata allevata, come dire, in un modo romantico, ecco. E quindi a volte non riesce a ritrovare se stessa. Ma comunque è sempre mia moglie, cosa vuoi? E dunque è la migliore delle mogli? No, cognato mio, questa non me la dai proprio a bere. È proprio Laura quella che ti tormenta di più. Sia come sia, fratello... E qui le cose non vanno come dovrebbe. Laura vuole Berta tutta per sé e io invece non voglio che resti in questa gabbia di matti. Ah, è così. Dunque è Laura che non vuole. Allora io temo il peggio, perché vedi, Laura, quando era bambina, era capace di mettersi distesa come morta e di non muoversi fino a quando non aveva ottenuto quello che voleva. Ma appena l'aveva ottenuto, si affrettava a restituirlo spiegando che non era l'oggetto in se stesso che desiderava. Pretendeva soltanto di far prevalere la sua volontà. Anche a quel tempo era così. Vedi, a volte degli scatti di passione che si mi preoccupano. Penso veramente che sia malata. Ma non vi potete accordare nei riguardi di Berta. Ma non devi pensare che io voglia farne una copia di me stesso, neanche una ragazza prodigio. Neanche voglio farle da mezzano per avviarla al matrimonio. Ma tu, insomma, che cosa vorresti? Guarda, io vorrei che diventasse maestra, così che se dovesse restare zitella, beh, potrebbe mantenersi da sé. Se invece si dovesse sposare, potrebbe utilizzare le conoscenze acquisite per l'educazione dei figli. Non ti sembra ben pensato? Sì, mi sembra di sì. Ma non sarebbe come contrastare la naturale inclinazione della figliola, che dimostra tanta passione per la pittura? Guarda, ho mostrato i suoi disegni a un rinomato pittore. Ebbene, mi ha detto che non sono nient'altro che ciò che normalmente fanno le ragazze della sua età. Se non che quest'estate è uscito fuori uno sbarbatello che evidentemente ne sapeva più del pittore e che affermava che Berta possedeva un talento veramente singolare, sì. E naturalmente poi le cose sono andate come voleva Laura.
Ed era innamorato della fanciulla, lo sbarbatello. Ma questo è sottinteso. E allora che Dio ti aiuti, cognato mio. Laura naturalmente non avrà mancato di mettere il suo zampino in tutta codesta faccenda. Ah, certo, certo. E questo resti tra noi, eh. Non credo che sia una guerra delle più leali quella che si combatte contro di me. E tu pensi che io non lo sappia? Ah, lo sapevi anche tu, eh? Anche. Vedi, credo che si deciderà sull'avvenire di Berta sopra un piano di rappresaglia, sì. Vanno dicendo che ormai l'uomo si deve convincere una buona volta che la donna può fare questo, può fare quello. Insomma, tirano in ballo sempre il femminismo, dalla mattina alla sera. Ma che c'è, già te ne vai? Eh sì. Ma dai, è vero che non ho granché da offrirti, ma puoi stare fino a stasera. A proposito, deve arrivare il nuovo medico, l'hai visto tu? Ma l'ho appena intravisto di passaggio, ha un aspetto simpatico e serio. E pensi che possa diventare mio alleato? Chi lo sa, questo dipende dall'esperienza che ha delle donne. Già, è vero. Quindi proprio non ti vuoi fermare, eh? No, non posso. Ho promesso alla mia vecchia di tornare presto a casa questa sera. E se dovessi tardare, se ne preoccuperebbe esageratamente. Se ne preoccuperebbe? Andrebbe in bestia, vuoi dire? E tu riguardati, Adolf. Mi sembri così nervoso. Io? Nervoso? Sì, ma ti senti proprio bene. Senti, non è che tua sorella ti ha messo strane idee per la testa, eh? Sono 20 anni che non fa che trattarmi come se fossi in fin di vita. Laura, no, sento che mi provo. Abiti di guardo, proprio te lo consiglio. Addio, vecchio mio. Addio. E tanti saluti a casa. Salutami, Laura. Senz'altro.